dentale e salute della bocca, cure spesso sottovalutate. Ne parliamo con Francesco Martelli, odontoiatra dell'Università di Genova. Buongiorno e benvenuto. E con Roberto Tascini, segretario nazionale dell'ADOC, l'Associazione in difesa, orientamento e consumatori. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Cominciamo subito con una grafica, se la regia ci aiuta, che dice che secondo stime dell'ADOC, appunto, solo 4 italiani su 10 fanno visite regolari dal dentista e solo il 25% ha fatto almeno una pulizia dei denti nella vita. Francesco Martelli, perché solo un italiano su 10 fa visite regolari, appunto, o ha fatto pulizia soltanto il 25%? Scarsa informazione su quello che potrebbero essere le conseguenze o questioni economiche? Sicuramente la prima. C'è una scarsissima consapevolezza di quello che è il ruolo della prevenzione per le malattie del cavo orale. La maggior parte dei problemi nella bocca derivano da una malattia che si chiama parodontite. L'igiene periodica, che colpisce 7 persone su 10, no? La malattia più diffusa al mondo. La malattia, una delle malattie più diffuse al mondo. E l'igiene dentale periodica è un intervento a bassissimo costo e con dei risultati impensabili, perché dove viene messo in atto, questa è la mia esperienza come professionista, ma anche l'esperienza che io ho fatto in molti paesi esteri dove hanno puntato tutto sulla prevenzione, siamo in grado oggi, con 4-6 ore di lavoro ben fatte in un anno, di prevenire tutte le patologie del cavo orale. Ecco, Tascini, però c'è da dire che nell'immaginario collettivo la cura dei denti viene percepita un po', forse perché questo servizio è molto in mano ai privati e poco in mano allo Stato. Qual è il motivo? Beh, senza dubbio, come ha detto il professore, c'è un problema culturale, ma c'è anche un problema economico, di difficoltà anche accentuate in questo periodo storico. Basti dire che dal 2008 al 2013 c'è stata una contrazione delle spese sanitarie del 9% e nell'ambito delle spese dentarie questa è arrivata al 30%. L'Istat dà dei dati rilevantissimi, 8 milioni di italiani proprio ignorano addirittura il dentista, non lo frequentano minimamente, di questi 2 milioni sono over 65, quindi c'è anche un problema economico, è vista come un trattamento quasi di lusso, quasi una cura estetica, in realtà invece giustamente come veniva evidenziato ci sono risvolti di salute importantissimi, bisognerebbe puntare sulla prevenzione. Ecco Martelli, lei citava prima la parodontite che colpisce 7 persone su 10 ed è sottovalutata come diceva lei in precedenza, eppure può portare a situazioni gravi, ce le vuole descrivere, raccontare? È sottovalutata perché non sia chiaro che la stragrande maggioranza dei problemi della bocca derivano direttamente o indirettamente dalla parodontite e è sottovalutato il ruolo che la parodontite ha nelle patologie sistemiche, dove oggi la letteratura scientifica a livello internazionale è concorde nel dire che la parodontite ha un ruolo molto importante in moltissime patologie sistemiche. Quindi l'invito è quello di iniziare subito, in età già prescolare o scolare, quando i bambini hanno 5-6 anni, a fare questa forma di prevenzione che, ripeto, è a bassissimo costo e ha un risultato molto molto importante, perché ci consente di mantenere i denti in bocca per tutta la vita. Tascini, sempre più diffusa ormai in Italia l'assicurazione privata per coprire le spese sanitarie, eppure molte assicurazioni non coprono quelle appunto dentali. Voi come vi state muovendo e perché non lo fanno? Perché sono troppo costose effettivamente? Ma indubbiamente sono costosi. I consigli che noi diamo sono quelli che in genere si danno, i suggerimenti quando si stipula un qualsiasi contratto assicurativo, quindi fare molta attenzione a quelli che sono i costi dei premi che dobbiamo pagare e soprattutto alle coperture che vengono fornite, cioè alle tipologie di interventi che vengono poi rimborsati. In genere sono quelli più semplici, la pulizia dei denti, la rimozione del tartaro, le radiografie di controllo e le piccole otturazioni. Quando si tratta di interventi più impegnativi e più significativi, i rimborsi si abbattono notevolmente, quindi stare molto attento, valutare ad esempio le franchigie che sono presenti in ogni intervento
e valutare anche clausole del tipo appunto del trattamento alternativo meno costoso. Ecco, troviamo questa piccola frase che vuol dire che se noi effettuiamo un intervento anche significativo, magari ci verrà rimborsato il costo di un trattamento che non è quello che abbiamo effettuato noi, ma analogo, chiaro, però meno costoso. Martelli, siamo in chiusura. I costi così elevati spingono spesso la gente a spostarsi all'estero, dove le cure sanitarie sono sicuramente inferiori, soprattutto quelle per quanto riguarda i denti. E così è come si può prevenire questo fenomeno di turismo legato appunto alle cure sanitarie? Cercherò di riassumere in pochi secondi una tematica molto complessa. Il problema è in genere sempre lo stesso. C'è la parodontite, all'estero vengono attirati pazienti con il miraggio del tutto subito, con poca spesa, con una spesa contenuta. In realtà non è così. Quello che viene proposto è di rimuovere i denti, posizionare degli impianti, senza far capire al paziente due punti fondamentali: che gli impianti hanno bisogno di osso, e se c'è la parodontite e la malattia quindi produce una perdita di osso, io devo andare a mettere gli impianti dove c'è l'osso, quindi spesso si tolgono denti sani. Il secondo punto da far capire ai pazienti è che nel momento in cui tolgo i denti penso di togliere l'infezione che in realtà rimane nei tessuti e mi può provocare una perimplantite, che è l'altra faccia della medaglia rispetto alla parodontite. Quando poi siamo tornati in Italia, grave, è chiaro, il problema ce lo dobbiamo gestire. Grazie Martelli, grazie Tascini. Antonia, a te.